punti nascita sono stati individuati molti mesi fa. C'è un cronoprogramma che era stato previsto anche dal Ministero della Salute perché tutti quelli che avevano ottenuto deroga dovevano essere strada facendo monitorati. Oggi per alcuni il Ministero chiede una nuova valutazione e la concluderemo nei prossimi giorni. Ci interessa sapere soprattutto cosa resta nelle realtà che dovessero, se si segue questa indicazione del Ministero, essere chiuse. Se resta qualcosa di importante che va a beneficio dei cittadini, la Regione non avrà difficoltà a venire incontro al desiderio del tavolo tecnico ministeriale. Se dovessimo renderci conto che invece così non è, chiederemo un approfondimento ulteriore, così come è stato concesso nel corso degli ultimi due anni. A 8 anni dall'accordo Stato-Regione e l'assessore regionale alla salute al 13° congresso regionale Ogoi, che si conclude oggi a Palermo, a fare il punto della situazione sulla rete materno-infantile della regione siciliana. Al centro dei setting scientifici del congresso anche le prospettive di cambiamento nel settore ginecologico imposte dalla rilevanza che i recenti studi assegnano al cosiddetto microbiota. Le conoscenze a proposito del microbiota è tutta una scienza in evoluzione, in atto. Non ci sono ancora delle certezze, ci sono studi scientifici che cominciano ad affermare che l'alterazione del microbiota è la causa di tante patologie in tanti ambiti. Nell'ambito uroginecologico riscontriamo che molte malattie croniche recidivanti sono a quanto pare legate proprio all'alterazione di questi agenti microbici.